20 istituti scolastici, circa 350 studenti, oltre 20 progetti che hanno impegnato 11 aree dell'ente. Sono questi i numeri dell'alternanza scuola-lavoro nella città metropolitana di Torino nell'anno scolastico 2017-2018. 2. Le tipologie di alternanza praticate. Progetti pensati appositamente per le scuole, come nel caso dell'area comunicazione, che ha proposto l'utilizzo istituzionale dei social e la realizzazione di prodotti audiovisivi e multimediali, con il coinvolgimento di oltre 130 studenti, appartenenti a 5 istituti scolastici per un totale di 240 ore di attività. I dipendenti affiancano gli studenti in alternanza con l'intento di illustrare le attività di tipo tecnico-amministrativo dell'ente, come nel caso dell'area risorse umane che ha gestito un progetto sul pagamento degli stipendi e sul versamento dei contributi. 3. Ricordiamo inoltre fra i tanti progetti Prima Festa di Lago dell'area risorse idriche, un'attività di progettazione e realizzazione di un evento e il progetto di riqualificazione di alcuni ambienti di una scuola con l'area lavori pubblici. Anche il CESEDI, il Centro Servizio Didattici della Città Metropolitana di Torino, si occupa di alternanza, con un catalogo di proposte attuate anche da soggetti esterni all'ente, come Centro Scienza o l'Istituto di Metrologia. Coinvolte più di 20 classi e oltre 450 studenti. Autentici progetti di alternanza scuola-lavoro, esperienze professionali orientate alla crescita degli studenti coinvolti, segno dell'attenzione che da sempre la provincia di Torino prima, la città metropolitana oggi, dedicano al mondo della scuola.